stato detto. Tra l'altro recentemente restaurato dal signor di Pietroverano. Del 400? Sì. E sarà da quando? Restaurato nel 2009, mi sa. Aspetta, sì, 400 che vuol dire? 1400? 1409, c'è scritto sulla tabella all'ingresso. Aragonese, quindi? Periodo sì. Periodo in cui regnava la famiglia Marzano. Di Sessa, duca di Sessa. Sono abbastanza invasive. Allora Angioina. Angioina, allora. Degno di Napoli, sì. Sicuramente lo stile era un po' diverso. La restauratrice, tra l'altro, Michelina Iesimone di E Duca di Marzano, Angioina. Allora, questa è una, una delle cappelle dei luoghi di culto più antichi di Rocca Romana. Risale al 1409. Fu costruita dall'Università di Rocca Romana, cioè era il nome con cui si indicavano i comuni del Regno di Napoli, l'università. Per volere dell'università, quindi del comune, sotto il patrocinio dei Marzano, che all'epoca erano i feudatari del territorio, del feudo. Sulla facciata potete notare due stemmi, uno quella della croce potenziata, che è relativa alla famiglia Marzano, quello, il gagliardetto di sotto, è lo stemma che è relativo alla famiglia dei Rocca Romana, che furono i primi feudatari del feudo di Rocca Romana, di cui si ha notizie, molto probabilmente sono stati proprio i primi. Perché noi Marzano di Sessa Aulunga abbiamo notizia nel 1100, la prima notizia del feudatario di Rocca Romana è del 1101 e si chiama Adamo de Rocca Romana. Quindi molto probabilmente il feudo di Rocca Romana furono i primi feudatari del feudo, del territorio. C'è una scritta che lo dice, una scritta in latino, che dice appunto questa, che la cappella fu costruita per volere dell'università sotto il patrocinio dei Marzano. E possiamo entrare all'interno.